Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, siamo in attesa di collegarci in diretta con la città di Chieti per proporvi appunto la diretta TV della manifestazione Il Palio dell'Uricchiap. Siamo in collegamento con Tiziano Coccia, il presidente dell'associazione Scopri Teate, che appunto da qualche anno ha riproposto questa tradizione locale alla cittadinanza di Chieti. E diciamo che è una delle belle storie della città di Chieti, il Palio dell'Uricchiap, che va rivissuta per tornare a rivivere ciò che è stato. Questo è un po' lo spirito della manifestazione organizzata dall'associazione Scopri Teate. La corsa dei cavalli barberi si collocava nel programma dei festeggiamenti per le feste del santo patrono Giustino, è documentata già a partire dalla metà del XVII secolo anche nel circondario oltre che sul territorio cittadino. I cavalli senza fantino venivano sistemati dietro uno steccato e fatti partire fino ad arrivare davanti a quella che oggi chiamiamo ex pescheria, dove venivano letteralmente riacchiappati da un grosso panno bianco. Oggi ovviamente i cavalli non vengono più utilizzati, al loro posto ci sono degli atleti, sono delle coppie legate a mo di briglia, queste coppie vengono dette quarti, per rispetto ovviamente degli animali e per motivi di sicurezza si è pensato di riproporlo infatti come gara podistica riservata a coppie, un uomo e una donna, in rappresentanza dei vari quartieri della città. L'obiettivo della manifestazione, come vi dicevo in apertura, è quello di far rivivere vecchie tradizioni, sensibilizzando un coinvolgente senso di appartenenza della cittadinanza. E infatti, come possiamo vedere dalle immagini proposte dalla nostra regia in diretta dalla città di Chieti, c'è davvero tanta gente che sta assistendo a questa manifestazione. Quest'anno sono 15 i quarti in gara, ovvero 15 coppie. Il Palio dell'Uricchiap ha un regolamento generale che disciplina non solo la corsa ma anche stemmi, simboli e colori dei quarti stessi. L'associazione Scopri Teate è presieduta da Stefano Marchionno e sarà in collegamento tra poco con noi assieme a Tiziano Coccia, che ci condurrà attraverso questa edizione del Palio dell'Uricchiap. Il Palio, dicevamo, ha una certa risonanza della corsa appunto nei secoli e trova anche espressioni nel linguaggio corrente tutt'oggi. La più famosa, come molti sapranno, è quella che dice Luca Vallebone se vede all'Uricchiap. E dunque vediamo se siamo pronti per collegarci con Tiziano Coccia dalla postazione di Chieti, come avete già visto dalle immagini appunto della diretta, e assieme a lui c'è anche il presidente di Scopri Teate. Buon da Chieti, Marchionno, siamo qui nel cuore di Chieti, in Corso Marruccino, per questo importante appuntamento del Palio dell'Uricchiap. Poi ne parleremo ampiamente, presenteremo il programma odierno, qui il giorno di San Giustino, che è il patrono di Chieti, e lo facciamo subito in compagnia del presidente del Palio, che poi è presidente Scopri Teate, l'avvocato Stefano Marchionno. Intanto buon pomeriggio, avvocato. Buon pomeriggio a tutti. Ecco, allora andiamo velocemente, alle nostre spalle già ci sono i primi sbandieratori. Allora, intanto farei così: cosa si intende? Perché noi siamo qui a Chieti, però ci vediamo nell'Abruzzo, nel Molise. Palio dell'Uricchiap. È una gara storica che si svolgeva a Chieti in occasione delle festività in onore del santo patrono Giustino. Le prime cronache ci raccontano che sin dal 600 a Chieti, in occasione delle feste di San Giustino, appunto l'11 maggio, si tenevano delle corse dei cavalli berberi, ossia cavalli senza fantino. E perché l'Uricchiap? Perché i cavalli correvano senza fantini e non vinceva il cavallo che tagliava per primo il traguardo, bensì quello che veniva ripreso prima, veniva ricchiappato. Quindi, perché c'erano all'arrivo i proprietari dei cavalli che stavano con dei teli bianchi che riprendevano i cavalli, quindi il ricchiappo vinceva all'Uricchiap. È ovvio che oggi non ci possono essere i cavalli, anche perché... Allora, no, oggi l'ultima gara che si è tenuta a Chieti del 1931,
Noi abbiamo come associazione ripreso questa vecchia tradizione, l'abbiamo modernizzata. Essendo convinti animalisti, sappiamo benissimo che oggi portare cavalli in un centro cittadino è impensabile, abbiamo pensato come gara podistica. Poi lo spieghiamo meglio perché abbiamo tempo per spiegarlo. E intanto si sentono i rumori alle nostre spalle, spieghiamo chi sono, avvocato. Allora, il corteo è aperto dai musici e gli sbandieratori della città di Bucchianico, che sono presenti con tamburi, chiarine e sbandieratori e sono molto bravi. D'altronde Bucchianico è famosa tra le tante cose anche per la festa del Banderese, e hanno tanta esperienza e sono veramente uno spettacolo vederli. Ecco, quindi gli sbandieratori, dopo ci saranno altri che sfileranno. Sì, poi ci sarà il corteo del palio aperto dalla banda della città di Chieti, ci saranno tutti i quarti, ossia i quartieri che partecipano al palio con i rappresentanti. E la musica è forte, però penso che siano immagini più da vedere e da ascoltare che rispetto alle nostre voci. Veramente tanta tanta gente, te l'aspettavi un pubblico così? Ma sinceramente sì, è una manifestazione che seppur giovane da quando è stata ripresa, però ha sempre riscontrato un grande successo da parte della popolazione di Chieti e dei comuni limitrofi. Ecco, al di là di Chieti, ma si vedono persone un po' che sono arrivate un po' da tante zone, non solo dall'Abruzzo. No, è veramente migliaia di persone oggi qui a Chieti sul Colle per il pelo dell'Uricchiappo, ci fa piacere perché sono tante le persone che sono venute da fuori ed è bello, una giornata di sole ed è tutto fantastico. Ecco, quindi questi sono sbandieratori di Bucchianico e lo stiamo seguendo qui in diretta con le nostre telecamere, con questo Pino di Felice, poi c'è Senerchia, c'è Gianni d'Arcangelo, siamo un po' tutti qui a seguire questo palio. Comunque, al di là di sono anche avvocati, ci sono anche i più piccoli, i bambini. Sì, ma questa è una tradizione che Bucchianico ha da tanti anni, quindi sia dai piccoli, più grandi si tramandano quest'arte, perché è anche sventolare, fare lo sventolatore di una parte con le bandiere è un'arte. Vedo anche un cavallo. Sì, ci sono anche i cavalli, perché noi li lasciamo come segno di quello che è stato il passato, quindi della gara, e quindi oggi sul corteo ci sono tre cavalli in rappresentanza del governatore, del padre e della mater del palio. Ecco, chi sono? Possiamo fare anche i nomi. Sì, il governatore di quest'anno è Gino Di Tizio, giornalista storico non solo della città di Chieti ma dell'Abruzzo intero. La mater del palio è Valentina Di Camillo, una imprenditrice teatina del vino, e il padre è Chris Ciampoli, compositore e musicista che ha vinto tanti premi, soprattutto per le colonne sonore di film in Italia e non solo. Benissimo, la cosa impressionante, veramente tanta tanta gente qui. Siamo su Corso Marruccino, che poi è il cuore di Chieti. Ecco, avvocato, un'altra nota importante: oggi è il compleanno di Chieti. Oggi è il compleanno di Chieti. Oggi Chieti festeggia ben 3250 di storia. La data dell'11 maggio del 1181 avanti Cristo è una data convenzionale che abbiamo preso dallo storico giurista Girolamo Nicolino, che nel 1657, quindi ben 6 secoli fa, nel suo libro Storia di Chieti ha datato la fondazione dell'antica città teatina nell'11 maggio appunto del 1181 avanti Cristo. Ecco, ricordiamo che siamo in Corso Marruccino, qui Piazza Vico, proprio nel cuore della città di Chieti, nel giorno del patrono di San Giustino. Come diceva il presidente qui della manifestazione, dopo gli sbandieratori di Bucchianico, adesso è il momento dei cavalli, quindi passeranno davanti a noi, quindi per la sicurezza dei presenti sarebbe meglio magari spostarsi un po'. E poi dietro i cavalli poi abbiamo il padre e la madre che portano il palio
che è il premio, il palio, sì, che è il premio che vincerà il quarto, che arriverà primo nella gara, e portati appunto dal padre, dalla mater, dalla Di Camillo e Chris Ciampoli. Quest'anno il palio è stato dipinto da una pittrice teatina. Ci dobbiamo spostare? Vedo quei cavalli vanno dall'altro lato. E poi ci ripasseranno davanti, sì, per fare la sfilata. Benissimo, quindi sono tre i cavalli, uno, due, tre cavalli. Sì, tre cavalli. Arriva il palio. Ecco, se inquadriamo, sicuramente le nostre telecamere già stanno inquadrando il palio. Noi rimaniamo comunque fermi qui, presidente, così riuscirai a spiegarmi anche meglio. Questo, quindi, questo è il palio dove ci sono sia, ecco, il palio quindi viene portato da avvocato, quindi questo è il palio, dicevi che c'è un padre, quindi un uomo e una donna scelti di anno in anno vengono. Sì, vengono scelti. Ci sono dei requisiti. Allora, per quanto riguarda la figura del governatore, è una persona che è conosciuta in città, mentre pater e mater sono solitamente persone che si sono fatti conoscere, hanno esportato il nome di Chieti anche al di fuori delle mura cittadine. Ecco, quindi il palio va dall'altro lato, quindi prende posizione, e adesso vedo un'associazione. Sì, i runners chiesi, l'associazione sportiva dilettantistica dei runners di Chieti, che di fatto sono loro che organizzano la gara podistica, e poi a seguire ci sono tutti i gonfaloni, gli stendard dei quarti, dei 15 quarti che partecipano alla. Ho capito, quindi questi sono i runners, è una società sportiva, sono di Chieti. Sì, la Runners Chieti, sì, è di Chieti, che è una delle associazioni sportive più titolate d'Italia. Ho capito, quindi è il lato più agonistico che viene organizzato da loro. E adesso, quindi, ma poi sono anche loro che correranno, no? No, i corridori sono già alla partenza, pronti, stanno facendo riscaldamento. Loro sono una nutrita rappresentanza dell'associazione sportiva. Benissimo. Allora, seguiamo anche l'arrivo qui in Piazza Vico. E poi c'è la banda, una rappresentanza della banda Città di Chieti, guidata dal maestro Marco Vignali, che ci saluta, ricambiamo il saluto, che anche loro da sempre sono con noi e ci supportano in questa bella manifestazione. Vedo anche i bambini. Eh sì, perché questo è bello, perché una festa della città è una festa necessariamente coinvolta dai più piccoli ai meno giovani. Presidente, adesso invece sono il quarto Amiterno, quarto Sant'Angelo, il quarto Sant'Anna. Naturalmente, per chi non è di Chieti, perché il quarto rappresenta, lo possiamo ricordare, è una frazione, un quartiere, quel quartiere, e sono 15 quartieri di Chieti quest'anno. Sì, qui abbiamo visto passare anche Sant'Anna, Madonna del Freddo, adesso la Madonna delle Grazie, che poi ogni quartiere, ogni quarto ha la sua rappresentanza nella corsa. Certo, esatto, ogni quarto partecipa alla gara. Ecco, quindi seguono a sfilare, e qui lo sceglie il quartiere. Sì, scelgono loro, al loro interno scelgono non soltanto i rappresentanti che in costume partecipano alla sfilata, che ovviamente anche i corridori, quelli che poi effettivamente si giocheranno la vittoria del palio. Certo. Adesso il quarto Fornace è importante, perché raduna tre zone della città: San Donato, Santa Maria Calvone e Colle Marcone. Quarto di Madonna degli Angeli, strada fondamentale della città che unisce la parte alta con la parte bassa.
Quarto Misericordia che si trova pure, Quarto della Misericordia tra la parte alta e parte bassa, Quarto Trivigliano che è uno dei quarti storici della città perché è Porta Pescara e Santa Maria. Deve ancora arrivare Filippone, importante il quartiere Filippone. È il quartiere più popoloso del colle, della parte alta della città. Anche adesso sta arrivando Brecciarola, quarto mulino di Brecciarola, frazione molto importante della città a confine con Manoppello. Quindi è tutta Chieti, anche le frazioni, tutte le zone. Tutta Chieti, sia il centro storico che le periferie. Adesso Santa Barbara che è una contrada altresì molto importante della città. Il quarto colonnetta che ha come simbolo proprio la colonnetta che è il simbolo della parte bassa della città. Poi il quarto Madonna delle Piane, che è dove Madonna delle Piane, perché di Chieti sa benissimo dove c'è sia l'università, sede sia l'università che l'ospedale policlinico. Quarto d'Aragona, il Sacro Cuore. Poi ci sono altri personaggi, questi che rappresentano. Sì, questi sono i tifosi del quarto di quarto Amiterno, sì. Questo è il popolo, Pierpaolo Zazzaro, personaggio storico. Ecco, il popolo, i tifosi che seguono, che arrivano al traguardo per seguire la loro squadra, ecco, adesso possiamo arrivare al lato, però vedo ancora degli sbandieratori, sono tifosi. Sono tutti tifosi che fanno il tifo per il proprio quartiere. Ho capito, quindi che arriveranno tutti qui, quindi arrivano anche loro, cercano di arrivare qui, anche perché come un vero e proprio palio, ognuno fa il tifo per la propria zona, per il proprio quartiere. Certo, è una sana competizione ed è il succo del palio, d'altronde c'è un premio in palio, in palio ed è il palio. E il palio, a cui tengono molto i teatini naturalmente. Senti, avvocato, ecco, ci chiedono, c'è forse un po'... Non c'è, ecco, adesso che stanno cercando di arrivare tutti sulla linea del traguardo, ora non c'è posto per tutti, quindi magari se ci ascolta anche qualcuno lungo la strada che sta seguendo anche via social, non c'è più possibilità di arrivare all'arrivo perché non ci sono posti, veramente c'è un'invasione di personaggi, un'invasione di teatini, di persone che vogliono partecipare a questo palio. Oltre evidentemente non aspettavano, forse non se l'aspettavano neanche gli organizzatori, tutte queste persone, però poi ci sarà il problema perché quando arriveranno i corridori ci sarà una sana competizione, quindi qui questo corso dovrà essere libero perché dovranno arrivare i corridori. È in questo momento importante ricordare anche il palio, allora non si corre come diceva prima anche l'avvocato, non si corre, una volta si correva che con i cavalli, adesso non c'è più questa possibilità che sono 2 chilometri dunque il percorso, quindi un uomo e una donna gareggiano insieme c'è l'uomo e la donna, però vengono l'uomo e la donna che hanno una corda in modo che questa corda non possono spostarsi lungo il percorso, devono correre in maniera verticale ma non orizzontale per permettere anche agli altri partecipanti, agli altri concorrenti magari di superarli, quindi c'è questa sana competizione, dove c'è da dire anche questo, che non sono professionisti però sono personaggi che hanno già corso anche delle maratone, che sono settimanalmente svolgono le gare podiste, quindi sia un uomo e una donna devono arrivare insieme, questa
l'importante di questo palio. Noi intanto con le nostre telecamere riusciamo a vedere altri chiamiamoli tifosi, altri personaggi dei quartieri che cercano di arrivare qui in piazza Vico nel cuore di Chieti. È veramente, c'è tanta gente, tanto entusiasmo, che è veramente questo palio molto sentito, soprattutto per i teatini, per gli abitanti di Chieti. Però ecco, dalle immagini potete rendere conto come viene vissuto questo momento qui a Chieti, perché oggi c'è la sana competizione nel giorno del patrono di San Giustino, ma questa competizione viene preparata da mesi, e proprio per questo voglio avvicinarmi ci sta seguendo Pino Di Felice. Allora, avvocato, oggi c'è il clou, però voi siete partiti da mesi per preparare questa, diciamo, non è una competizione, questo palio, che vedo anche dai personaggi, viene anche vissuto in maniera con molto entusiasmo, ma anche con la voglia di poter magari vincere su un quartiere rivale, diciamo così. Allora sì, adesso ci spostiamo, perché adesso gli sbandieratori faranno uno spettacolo, dobbiamo trovare possiamo tornare, ci troviamo lo spazio, sì. No, ma è un'organizzazione che dura da mesi. Noi da dicembre cominciamo a programmare quello che andrà in onda e sulle strade di Chieti a maggio. Ecco, c'è da dire anche questo, che storicamente non si arrivava qui in Corso Marruccino, no, solo da qualche anno. Storicamente l'arrivo è all'antica pescheria su Via Arnense. Purtroppo l'antica pescheria di Via Arnense non è agibile, perché sono dei lavori che si protraggono da 4 anni, e quindi ci siamo adattati ad arrivare qui per il Corso Marruccino in Piazza Vico. Però è anche vero che è più bella, è più grande, accoglie sicuramente più persone. Vabbè, poi il Corso Marruccino è il cuore di Chieti da sempre in questa piazza. No, ma adesso ci sono gli uomini della sicurezza, si sta tranquilli. Vedo che c'è, non so se sono partiti già, non ancora. A minuti dovrebbe partire. Però sono due le corse. Due gare, facciamo prima l'under 15 e a seguire il palio, la gara dei senior, il palio vero e proprio. E a minuti, però adesso non so se pure i telespettatori hanno piacere di vedere gli sbandieratori. E lasciamo un po' di spazio, così almeno vediamo. Noi ci possiamo spostare anche un pochino più indietro, ci seguono le telecamere, non ci sono problemi. Sono 2 chilometri il percorso, però i bambini no. Allora, per i ragazzi il percorso è ridotto, è poco più, è 1 chilometro e 200 metri circa, ed è perché si parte da via d'Aragona via Arnense. Dall'incrocio tra via d'Aragona e via Valignani, chiedo scusa ma mi stanno parlando alcuni dell'associazione perché sono dei problemi, mentre il palio vero e proprio, quindi da Piazzale Sant'Anna fino a qui, è lungo il percorso, 1870 metri. Mi assento un attimo? Prego. Ecco, quindi come ci diceva il presidente del palio, no? L'avvocato Marchion, no? Ci sarà prima il palio per quanto riguarda i più giovani, i ragazzi, un under 15, quindi i ragazzi che anche loro vivono in maniera importante questo palio. Vedo anche qualche atleta, runner Chieti, voi siete gli organizzatori anche, puoi arrivare, quindi voi seguite questo palio con gli atleti, fate parte dell'organizzato più dal punto di vista agonistico. No, non agonistico, dal punto di vista organizzativo. Organizzativo. Noi diamo una mano ad organizzare questa manifestazione. Ecco, lei è sicuramente uno che fa anche delle maratone, che corre. Com'è il livello oggi di questi personaggi che corrono in coppia? Quindi un uomo e una donna, però
hanno fatto anche delle gare, sono allenati. Sicuramente sono allenati e sono ex anche professionisti. Anche maratoneti. Maratoneti, sì, questo sicuramente lo sono. Quindi anche il lato agonistico è importante, è vivo. È vivo, sì, si è alzato, diciamo, la competizione. Da qualche anno la partecipazione anche di atleti fuori regione. Benissimo, grazie. Grazie, magari possiamo anche avvicinare qualcuno, perché si vive, non so se... Ok, quindi c'è l'opportunità nell'attesa anche dell'arrivo dei primi concorrenti, chiamiamoli concorrenti, anche se si tratta di un palio. Ecco, possiamo magari, se riesco, ok, mi dà l'ok, quindi riusciamo con le nostre telecamere anche a seguire qualcuno. Questo palio come viene vissuto a Chieti? Bene, è una bellissima iniziativa. Benissimo, c'è tanta gente oggi. Tanta gente, siamo contenti. Lei ha la maglia proprio del palio. Beh, decisamente sì, eh? Decisamente sì, perfetto. No, è una cosa che deve essere fatta ogni anno e deve continuare, perché è una cosa bellissima. Certo, attenzione, sei un po'... Mi hai agganciato. Si è agganciato. Vediamo di sentire magari anche altri personaggi, perché viene veramente vissuto in maniera esemplare questo. Adesso ci sono gli sbandieratori di Bucchianico che tornano lungo il corso Marruccino. Ecco, signora, come viene vissuto questo palio? Buonasera, viene vissuto benissimo, la città risponde, risponde molto molto bene, è una bellissima manifestazione, poi ce ne saranno tante altre, insomma ci sono varie manifestazioni, quindi siamo felici di quello che... Poi nel giorno del patrono di Chieti. Assolutamente sì, proprio nel giorno del patrono di Chieti, quindi è veramente molto bello. Buon divertimento. Buon divertimento. Noi seguiamo ancora gli sbandieratori di Bucchianico. C'è l'attesa per questo palio, eh? Vediamo se c'è l'attesa per questo palio, come viene vissuto, come lo vedete? Sicuramente meglio dell'anno scorso, che faceva, pioveva, un freddo tremendo. Sono molto contenta per i sì, quelli più giovani, che voglio proprio vederli, perché è stato veramente... Sì, perché ci tenevano i ragazzi. Sì, 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 ci tenevano, e una vedere questa città nuovamente piena. Benissimo, grazie. Vediamo di ascoltare qualcuno come questo palio viene vissuto in maniera molto entusiasmo. Assolutamente sì. Va bene, grazie. Poi arriveranno altri. Quindi ancora gli sbandieratori di Bucchianico. Adesso arriveranno i ragazzi? Adesso arriveranno i ragazzi? Sì. Sono partiti? Sono partiti, quindi il percorso, come si diceva prima, è molto più corto per quanto riguarda poi il palio vero e proprio, quindi i ragazzi che già sono partiti, quindi fra poco arriveranno sulla linea di traguardo anche gli under 15. È molto attesa anche per l'arrivo dei ragazzi, perché soprattutto i genitori ci tengono a vedere i loro figli in una giornata in cui, lo ricordiamo sempre, è il patrono di Chieti. Oggi è San Giustino. Intanto facciamo gli auguri a tutti Giustino, Giustina, che a Chieti poi sono tantissimi, anche perché, come si diceva, è il patrono della città. C'è ancora, possiamo vedere con le nostre telecamere, questi gli sbandieratori. Prima abbiamo ascoltato anche la banda di Chieti. Dovrebbero arrivare a momenti. Si trovano in Via Arnienze, quindi tra poco arriveranno. Quindi questione di minuti per i ragazzi.
magari mi fermo qualche metro prima, anche perché il rumore è assordante qui. Ecco, si vedono già, immagino, con le nostre telecamere riusciamo a seguire. Si vedono qui all'inizio di Corso Marruccino, per chi conosce Chieti, sono già vicino al Palazzo della Provincia, quindi i primi atleti stanno arrivando qui al traguardo. Lo ricordo, sono gli under 15, poi arriveranno gli atleti per il vero e proprio palio. Ecco, come vi spiegavo prima, si corre in due a coppia, cioè un uomo e una donna, però devono stare vicini. Li vedete, questi sono i primi due ragazzi. C'è la quarto amiterno, vedete che c'è anche una corda. Non so, riuscite a vedere la corda che si tengono in mano i ragazzi, perché devono arrivare insieme. Veramente bravi. Quindi quarto amiterno, sono stati due ragazzi che hanno tagliato per prima. Adesso c'è il pluricampione che sta arrivando, ma lui dovrebbe partire poi con gli altri. Ecco, un'altra coppia di ragazzi, Madonna degli Angeli, Madonna degli Angeli che arriva sul traguardo. Prego, avvocato. Ah, l'under 15 è stata vinta dal quarto amiterno. Quarto amiterno. Secondo Madonna del Ferdo e terzo Sant'Angelo. Perché da solo questo bambino? Si è perso, evidentemente si è persa la compagna. Anche perché non abbiamo spiegato all'inizio che la... Devono arrivare insieme, come non l'ho ricordato più volte. Sì, vedi che c'è la corda. Questi arrivano insieme, legati da questa corda. Bravi! Ma sono tanti, arrivano ancora in tanti. Sì, sì, quanti sì. Ne erano alla partenza? Sempre 15 quarti. Ah, 15 quarti. 15 coppie. Applauso per questi due ragazzi. Vediamo questo, che quartiere è, avvocato? Dal colore Sant'Anna. Sant'Anna, ecco. Piano. Quarto Triviglio. Ancora due Fornace. Ma arrivano ancora altri, vedi in fondo. Ci sono ancora ancora tanti ragazzi da arrivare. Ne sono 15, quindi 15 coppie che stanno. Quindi ricordiamo, under 15, palio vinto dal quartiere Amite. Sarebbe Chiediscalo, per sì, via Amiterno, perché a zona dello stadio, tanto sì, bravo, esatto. Ecco, ancora vediamo questi ragazzi che sono Madonna della Misericordia, Madonna della Misericordia, un quartiere di Chieti, anche questo. Arrivano ancora, questi sono piccolissimi veramente. Veramente bravi. Ancora. Sono anche piccolissimi, sono arrivati bambini. Eh sì, anche questi che arrivano adesso. Quartiere. Zona d'Aragona. Che zona è di Chieti? Via d'Aragona, zona dell'ex ospedale civile. Ah, ok. Quindi siamo. E questi. Applauso anche per questi ragazzi che sono Brecciarola. Brecciarola, per chi non è di Chieti, è un quartiere di Chietiscalo, proprio al confine, l'ultimo quartiere di Chieti al confine con Manoppello Scalo. Quindi sono arrivati tutti i concorrenti. Prego, c'è l'ambulanza. Quindi sono arrivati tutti i quartieri, e quando parli di under 15, adesso c'è il momento più atteso,
si dovrebbe, secondo le previsioni, penso una decina di minuti per la... Ecco, c'è ancora comunque una ragazza, una bambina che sta tagliando il traguardo. Sono partiti. Adesso, fra poco, ci sarà anche la partenza per quanto riguarda le coppie che daranno vita al Palio dello Racchiappo, questo modo singolare in dialetto. Naturalmente noi che siamo un po' della zona non abbiamo difficoltà a tradurre lo Racchiappo, però siccome ci vedono anche dal Molise, un po' da tutte le parti dell'Abruzzo, possiamo dire che lo Racchiappo in dialetto sarebbe il riprendere, ecco. Si parte e poi si cerca di riprendere, quindi, perché chi va indietro cerca sempre di arrivare a una posizione migliore, quindi ricchiappare il personaggio, la coppia che si trova davanti. Paolo Rapposelli è vicepresidente quindi dell'organizzazione dell'associazione. Abbiamo la prima cosa, che d'altronde lo stanno vedendo anche nelle nostre telecamere, che ha colpito tutti, la grande partecipazione, non solo di Chieti. Sì, quest'anno veramente ci ha sorpreso il grande afflusso di pubblico. Del resto, storicamente, la manifestazione del Palio dello Racchiappo ha richiamato al centro quasi la stessa gente della processione del Venerdì Santo. Quindi dopo la processione, questa è una lunga tradizione. È la tradizione di Chieti, e la manifestazione con il maggior afflusso di gente. Quindi siamo, e poi, avendo dovuto spostare il traguardo qui nel corso, è anche forse più ampio, più bello. Certamente, infatti noi contiamo di rimanere. Magari rimanere qui. Rimanere qui, anzi forse dovremmo allargare anche la piazza, perché oggi la gente è veramente tanta. Sì, ma dappertutto, ecco, anche perché oggi è una bella giornata, ricordiamo che la festa del patrono, San Giustino, la festa del patrono, il compleanno di Chieti. Il compleanno di Chieti, che è 3205 anni, secondo la tradizione, e non c'è miglior modo di festeggiarla con una bella giornata di sole e con tanta gente, rendere felici le persone. Certo, ho visto tante persone, abbiamo anche ascoltato, c'è entusiasmo, c'è felicità, c'è il sorriso sul viso di tutti. Sì, anche perché dall'anno scorso abbiamo coinvolto i bambini con la corsa Under 15 che è appena terminata, e che ovviamente coinvolge le famiglie, i genitori, le scuole, e noi contiamo, abbiamo anche qualche idea nel futuro per rendere ancora più ampia questa manifestazione. Ecco, quindi 15 quartieri, 15 quarti anche per i bambini, sei riuscito anche a coinvolgere tutti. Anche per i bambini, ovviamente i bambini sono tutti vincitori, la classifica conta la partecipazione di questi bambini, che per loro il percorso è abbreviato rispetto a quello degli adulti, ovviamente fanno un chilometro. Quindi, il palio, diciamo, non va dato ai bambini, il palio è per quelli che arrivano. I bambini vengono premiati tutti alla stessa maniera. E invece il vero e proprio palio che abbiamo prima visto sfilare viene dato alla coppia che arriva adesso. Viene dato al quarto che poi il quarto lo può conservare dove vuole, generalmente viene conservato nella chiesa del quartiere, oppure nel centro, se c'è un circolo sociale, un centro sociale. Ecco Paolo, ma il palio viene riconsegnato oppure rimane? Ogni anno viene da un artista locale, viene rifatto, riproposto, purché abbia un contenuto vicino alla storia cittadina. Quest'anno il palio è una sorta di cartina topografica con le varie stratificazioni della città di Chieti, l'ubicazione dei palazzi storici. È molto bello, l'artista Francesca Panetta che ce l'ha donato. Ah, questo è importante perché l'artista dona il quadro. Dona il quadro, non lo acquistate. No, noi non lo acquistiamo. Il bello di questo è che quasi tutti mettono a disposizione la loro opera gratuitamente. Ringraziamo infatti molto i volontari della Protezione Civile
e tutti gli altri dello staff che ci danno una mano. Certo. Anche se ormai con tanta gente dovremmo pensare a un allargamento dello staff, perché non riusciamo a contenere tutta la folla. Paolo, ma come viene vissuto nei quartieri? Si organizzano anche mesi prima, ci tengono, come scelgono i corridori? I quartieri, prima della prima edizione del Palio, che è venuta del nuovo Palio, che è venuta nel 2019, l'organizzazione l'abbiamo iniziata a fine 2017, ci è voluto un anno e mezzo per coinvolgere i quarti. Ogni quarto ha dei riferimenti, delle persone che sono riferimento, e loro organizzano tutto, i vestiti, le sfilate, ci pensano loro. Pensano tutto loro, pensano anche loro tutto gratuitamente. Dopodiché noi facciamo una riunione dove diamo le disposizioni per le sfilate, per le manifestazioni comuni, e a noi ci dà anche una grossa mano i runners di Chieti, che o attraverso i suoi atleti o attraverso il reperimento di atleti da altre società atletiche forniscono i corridori. Quest'anno vengono un po' da tutta Italia. Mi dicevano anche ex professionisti, maratoneti. Sì, ma maratoneti, professionisti, libero a tutti purché abbiano l'idoneità per l'attività sportiva. Paolo, un'altra cosa, quindi si preparano lungo questo percorso, viene preparato già da tempo prima? Sì, diciamo che gli atleti lo provano il percorso, anche se le strade sono aperte al traffico, quindi non può, però singolarmente lo provano il percorso. Poi con le ultime due edizioni si è allungato anche di circa mezzo chilometro, perché c'è tutto questo tratto di corso che prima non veniva effettuato. Però Paolo, ecco, vale la pena ricordare una cosa importante, perché è l'unico caso, penso, in Italia, non so, si corre in coppia, un uomo e una donna legati da una corda. Noi la chiamiamo sella. La sella sarebbe la sella del cavallo, che adesso non c'è più. Devono correre però in verticale. Sì, dovrebbero correre affiancati. Allora è una cintura per l'uomo, una cintura per la donna, e poi un cordone di un metro e mezzo che li lega, in modo che loro devono correre appunto alla stessa velocità, quindi gli atleti devono essere anche di allenarsi anche più o meno anche insieme, avere le stesse potenzialità, anche perché altrimenti c'è il rischio delle cadute. Però ecco, noi per rispetto, ovviamente al giorno d'oggi non è proponibile una corsa di cavalli, non sarebbe neanche giusta, però questa formula ha avuto un successo straordinario e noi siamo veramente contenti. Abbiamo dovuto interrompere per il Covid il 20 e il 21, abbiamo ripreso l'anno successivo, il 22, e dal 23 siamo qui in arrivo a Piazza Marruccino, in Piazza Vi. Adesso ci sono le premiazioni dei ragazzi. I ragazzi adesso starà già per partire, perché siamo, penso che sia proprio per partire la gara. 10 minuti, sì. Lo scorso anno. Però c'era un tempo un po'. Pioveva un po'. Quest'anno si farà prima. Sì, quest'anno verrà battuto molto probabilmente il record, anche se l'anno scorso diciamo che gli atleti sono stati encomiabili per il loro impegno, per la loro partecipazione, anche i bambini hanno effettuato il percorso con grande spirito di competizione. Siamo veramente contenti. Del resto adesso abbiamo dovuto mettere anche anche in sicurezza. In sicurezza forse non vi aspettavate tutta questa. Lo speravamo. Poi oggi è il Palio, noi lo corriamo sempre l'11 di maggio, che è San Giustino. Sempre San Giustino. Però normalmente è un giorno lavorativo. Invece quest'anno è sabato. E quindi il fatto che lo effettuiamo di giorno di sabato ci ha consentito anche una maggiore, una maggiore partecipazione. Però ecco, questo, tornando
al Palio a questo tipo di corsa è l'unico caso, sai, se ce ne vanno anche altri posti? Questo tipo di corsa a coppie è l'unico in Italia, sì. Ed è stata appunto un'idea di Pietro Marchesani, nostro socio del Comiteate, che proprio per rievocare quello che è successo a Chieti da tre secoli, dalla metà del 600 fino intorno al 1930, e quello che avveniva con i cavalli. E lo spirito è sempre quello del divertimento, lo spirito dello stare insieme, di festeggiare il santo patrono. Tra l'altro all'epoca il palio clou era quello dell'11 di maggio, sì. Ma ce n'erano anche nelle varie contrade, si riproponevano queste corse di cavalli. Diciamo che all'epoca la corsa di cavalli era uno dei divertimenti iniziato tanti anni fa. Sì, tanti anni fa, quando non c'erano ovviamente tutte le possibilità che ci sono adesso. Ecco. Adesso cosa stanno Pino Di Felice, se riusciamo a inquadrare proprio l'arrivo, cosa si sta preparando qui? Ecco, ci sono due componenti del vostro comitato, della vostra associazione culturale. Sì, adesso stanno preparando proprio la linea di arrivo, dove andranno i corridori e dovranno proprio tagliare, metaforicamente, tagliare la linea di arrivo e e così proclamare i vincitori. Diciamo che negli ultimi anni l'arrivo è stato sempre, i primi sono arrivati sempre da soli, non c'è stato però potrebbe esserci anche una volata. Potrebbe essere una volata. E a quel punto devono tagliare, come funziona? C'è una curiosità, un grosso punto interrogativo. Insieme? Affiancati. Sì. Comunque il vincitore è la coppia che taglia per prima. Quindi teoricamente se il primo della coppia sta avanti, diciamo chi fa fede è il secondo. Ovvio, perché potrebbe esserci anche così che arriva, ecco, l'uomo, se vedete, se lo riusciamo, lo stemma di Scopriteate, la nostra associazione, che è la vostra associazione dell'Uricchiappo, che è un marchio che abbiamo registrato e brevettato, che abbiamo registrato l'anno che abbiamo iniziato. E poi c'è il simbolo, lo skyline della città di Chieti. Questa piazza era molto diversa nel 1600, era una piazzetta molto più piccola, poi è stata allargata in epoca novecentesca, e meno male, perché ci dà la possibilità non solo oggi ma tante manifestazioni. Sì. tante manifestazioni. È diventato un po' il cuore pulsante, ecco, questa zona, questa zona della cuore di Chieti, sì. E sono migliaia e migliaia le persone, ma veramente stanno anche arrivando verso la riva, però penso che non sia più possibilità arrivarci, perché non c'è spazio, non c'è posto, fino a 500 metri dall'arrivo. Stanno dicendo che anche lungo le altre strade, fino lungo i 2 chilometri, anche perché passa attraverso alcuni quarti, e quindi la gente del quarto incita i propri corridori proprio dalla zona dove passano gli atleti del proprio quarto. È una manifestazione molto bella. Adesso, ecco, dopo questo, anche la televisione, che intendiamo di dare risalto anche alla città di Chieti, certo. Perché può essere uno stimolo anche per le altre città, non solo per la corsa in sé, ma per tutta la manifestazione. Sicuramente. Ma dopo questo successo, ecco, incrociamo sempre le dita, Paolo. Si comincia già da domani a pensare al prossimo palio. Noi pensiamo, diciamo già da stasera probabilmente, perché faremo la riunione, e poi puntiamo a coinvolgere quegli altri quarti che ancora non sono presenti, dovrebbero essere 22. 22 le zone, anche se in 15 diciamo che 15, tutta Chieti, sì. Perché visto lo scalo, la parte bassa, la parte alta. La difficoltà l'abbiamo non nelle zone periferiche, perché sono molto popolate ancora, lo abbiamo in qualche zona centrale, sì, perché alcuni quartieri sono, ahimè, purtroppo
non popolati da giovani, e quando non ci sono i giovani la difficoltà è maggiore. Ecco, molte volte che si parla di Chieti, che non sempre è una città viva, una città, nel passato si diceva la camomilla, però invece questa dimostrazione è quando ci sono le giuste manifestazioni, Chieti vive, Chieti reagisce, Chieti si entusiasma. Ma io penso un po' come tutte le città, se c'è un'iniziativa di qualità la gente risponde. Vuole la qualità, vuole la questo qualità, modo di sì. Vuole la qualità, vuole l'organizzazione, vuole. Poi qui in centro c'è anche la possibilità di fermarsi a un bar, a una pizzeria, quindi vuole le proprie comodità ed è come giusto che sia. Sì. Quando una manifestazione poi coinvolge proprio la gente locale, ancora di più. L'avvocato Marchionno, perché in molti sono abituati a vederlo anche nella nostra televisione, perché è stato al di là di oggi, cioè a dire questo, è una persona molto nel sangue, forse hai la teatinità, se mi permetti, perché quando, nel centenario del Chieticalcio, sì, eri il presidente, sei andato oltre il centenario, quindi al di là del pallone, però, del anche calcio, anche nel sociale, anche per la città ti dai da fare. Sì, ma è anche vero che prima del centenario del Chieticalcio sono stato per ben 5 anni presidente dell'associazione del GB Vico, associazione che riunisce gli ex studenti e professori del liceo classico di Chieti, tra i quali il buon professor Paolo Rapposelli, quindi è un impegno per la città a tutto tondo, ma nasco come associazione culturale. Il calcio alla fine è un hobby, è una passione più che un hobby. Certo, dicevo prima con il tuo collega di associazione, Chieti quando ci sono le belle manifestazioni è presente, è viva, reagisce, si risponde, si entusiasma, ha bisogno di questo Chieti. Chieti ha bisogno di recuperare la quotidianità e quindi il piacere di frequentarla e di viverla. Le manifestazioni sicuramente aiutano, però sarebbe bello se un po' tutti noi uscissimo di più di casa e frequentassimo le nostre strade, i nostri quartieri, i nostri centri storici. Ma questo vale per Chieti come vale per tutte le tante belle città che abbiamo nella nostra regione. Certo, però Chieti... sì, lo diceva anche Paolo. D'altronde siamo presidente e vicepresidente, quindi abbiamo un idem sentire. Dopo questo successo, che è ampio, senza ombra di dubbio, da domani, diceva Paolo, questa sera si pensa al prossimo anno. Ma sicuramente già noi stiamo... abbiamo visto delle cose che dovremo migliorare. Ci saranno delle novità? Sicuramente già abbiamo pensato di prendere... diamo l'ok alla partenza, si chiama e digli che può partire, chiedo scusa, ma è il bello della diretta, e quindi dicevo già sappiamo già pure altre personaggi, altre persone, altre formazioni per arricchire la sfilata, perché è anche un modo, ma è giusto questo che debba fare un capoluogo di provincia, riscoprire la sua provincia e dare laddove è possibile visibilità e merito anche alle tante realtà provinciali che abbiamo, come oggi abbiamo visto i musici, gli amici di Bucchianico, per dare, perché siamo una comunità e dobbiamo marciare insieme, non dobbiamo essere nemici. Sono d'accordo, sicuramente l'aiuto televisivo ci sarà, perché in questo momento stiamo entrando in tutte le case, non solo dell'Abruzzo ma anche del Molise, quindi questo è un motivo in più magari per avvicinarsi anche per il prossimo anno e il prossimo. Certamente, noi abbiamo a unire le persone, non separarle, e questo può essere un esempio, come dicevo prima, anche per altre città, come noi abbiamo preso esempio da altre città, tant'è vero che il corteo è stato aperto dagli sbandieratori di Bucchianico, quindi non c'è assolutamente rivalità in questo, anzi, di portare la gente da altre parti a Chieti e noi ovviamente ricambiare la cosa bella, no, puoi rimanere, la cosa bella è questa originalità di questa corsa a coppia, unico, diceva Paolo, penso non ci sia in Italia ma neanche forse in Europa. No, però adesso non so cosa è stato detto in mia assenza, però noi ci siamo immaginati la corsa in coppia, un maschio e una donna, proprio per rappresentare la testa e la coda del cavallo. Qui devono camminare, correre, esatto, ed è bello così, siamo originali
e siamo contenti di questo. Presidente, però forse non avete valutato se arrivano insieme, in volata. Se arrivano in volata sono dotati di microchip e quindi il fotofinish ci dirà chi dai. Ha tagliato per primo il traguardo, sì, certo. I ci hanno aiutato tantissimo. Ah, c'è anche il microchip. Quindi finora non è mai questo problema, non c'era stato. No, no, no. Però potrebbe succedere, no? Potrebbe accadere, certo, ma siamo pronti anche a questa eventualità. Speriamo, dai, che ci sia magari... Quindi sono partiti, però noi anche con, lo dico per chi... Tra 3 minuti partono. Ecco, tra 3 minuti ci sarà la partenza, quindi alle 19 in punto, più o meno si calcola 9-10 minuti il tempo dell'arrivo, e a quel punto sicuramente noi ci siamo anche muniti con le nostre telecamere, con le moto, quindi riusciremo anche a seguire tutti i 2 chilometri, perché ci sono le nostre telecamere sulle moto che seguiranno questi atleti. Il problema è che fortunatamente c'è veramente tantissima gente oggi a Chieti, non sappiamo quante migliaia di persone, il percorso è difficile liberarlo, e cioè stiamo accumulando qualche minuto di ritardo perché dobbiamo liberare la strada. E i telespettatori sicuramente porteranno pazienza, però è bello aver smosso tutta questa moltitudine di gente. Comunque le nostre più rosse... Guardiamo sempre le telecamere che è meglio, prego, prego. Diciamo che appunto abbiamo... un problema per noi piacevole, che è quello dell'afflusso di gente favorito anche dalla bella giornata, assolutamente oltre le nostre previsioni, lungo tutto il percorso. E quindi adesso stiamo finendo di sgomberare il percorso e appena gombero partiremo. La corsa dura circa 10 minuti, sì, quindi... più o meno sarà quello il tempo, anche perché sono atleti, che sono atleti anche ex professionisti, sì, sì, sì. Sì, sì. Sono maratoneti, anche se il percorso è un po' in salita. Il percorso è in salita, c'è una parte di salita anche abbastanza impegnativa, che è la parte di Via Arnienze, poi spiana qui per il corso, spiana, spianando però aumenta anche la velocità dei concorrenti. Ecco, quindi per chi garantire le misure di sicurezza. Ecco Paolo, per chi magari di Chieti, oppure è stato qualche volta a Chieti, per chi conosce un po' la città. Quindi la partenza è, ricordiamo, Sant'Anna. Sant'Anna sarebbe zona del cimitero, proprio nel piazzale del cimitero. Nel piazzale del cimitero di Chieti. Dopodiché si passa davanti all'ex ospedale. Davanti all'ex ospedale civile, quindi poi Piazza Garibaldi. Piazza Garibaldi, che è la piazza dove c'è il parcheggio, perché uno è di l'ex caserma. L'ex caserma. Poi Via Arnienze. Continua, sì, continua sempre dritto per Via Arnienze, la strada dove c'è la chiesa di Santa Chiara, una delle chiese più barocche e più belle. E poi arrivato quasi all'Uricchiappo storico, quindi all'incrocio dove si faceva il mercato del pesce, un po' prima, dove c'è l'incrocio tra Via Arnienze e il corso, gira appunto per il corso e fa questi circa 400 metri. Adesso ci spostiamo. Sì, sì, comunque abbiamo ancora qualche minuto. Abbiamo. Oh, diciamo però, però non hai detto, non hai fatto vedere tutti gli spettatori di come siamo bravi noi, invece di avere le solite belle ragazze, le hostess, noi invece abbiamo 2 persone brutte. Marco Iezzi, vedo, Noi abbiamo Marco e Giampiero La Sosta. È Giampiero La Sosta. Se possiamo inquadrarli per voi. La donna no, non è una velina. Non è una velina. Bella questa. Mettiamo gli uomini. Quindi c'è Marco Iezzi e è Giampiero La Sosta, che poi sono anche, c'è da dire che sono anche ultra del Chieti, tifosisti. È certo, ma amiamo la nostra città a tutto tondo. Ecco, il calcio non lo lasciate mai. No, ma tifiamo per la nostra città. Ah, come è giusto che sia. Quindi, per chi non è di Chieti, ma è stato qualche volta a Chieti, il corso Marrucino si fa al contrario, perché di solito c'è un senso unico,
che va dalla Villa Comunale verso via Arnienzi, invece qui arriva al contrario, si sale da via Arnienzi, si passa davanti al Teatro Marruccino, si passa davanti al Palazzo della Provincia per poi arrivare in questo volatone, immagino che ci sarà, in piazza Giambattista Vico, che è il cuore di Chieti, il cuore di Corso Marruccino. Ci sono partiti già da più di un minuto, sì, almeno sì, sono partiti, e qui c'è grande attesa, c'è tanta euforia, c'è tanta attesa per l'arrivo di questo palio, anche perché voi mi insegnate che il palio vive un po' come si vive in tante città, tipo a Siena o in tante altre parti d'Italia, e non solo, rappresenta il quartiere, rappresenta la zona dove si vive 12 mesi l'anno, quindi oggi c'è questa voglia in qualsiasi quartiere, in qualsiasi che qui viene chiamato quarto, di essere superiore al quartiere vicino oppure al quartiere di là. Ecco, ci sono in questo momento, stiamo seguendo, ecco, voi lo state vedendo meglio di noi perché noi siamo qui all'arrivo, ma voi con la nostra telecamera dietro ai primi, con la nostra telecamera sulla moto, stiamo seguendo, vedete i primi, la coda in questo momento, siamo dietro le 15 coppie, però poi sicuramente si porteranno anche in avanti, perché cercheremo di seguirli durante tutto il percorso. Ecco, ora sì, torniamo anche qui sulla zona centrale, dovrebbero essersi già verso l'ospedale, anche oltre, immagino, oltre, già su via Arnienzi, già su via Arnienzi, quindi forse già siamo quasi a metà, perché anche se adesso c'è il rush finale che è un po' in salita, che via Arnienzi in salita, quindi c'è questo, dicevano presidente in tanti, che via Arnienzi, che è anche abbastanza salita, là si potrebbe decidere. Sì, sicuramente si deciderà la salita all'incrocio con Corso Marruccino, poi chi ha ancora benzina nelle gambe può tentare un recupero una volta che si entra sul Corso Marruccino, perché è quindi piano... dall'inizio di Corso Marruccino al traguardo saranno 600-700 metri più o meno. No, di meno. Saranno un mezzo 500 metri, quindi è tutto uno sprint finale. Già vedo le prime con le tele, già vediamo le prime moto dei vigili urbani, comunque le nostre telecamere vi stanno, cerchiamo di vedere dove ci troviamo, e c'è veramente tanta attesa qui per questo palio. Ecco, cerchiamo di spostarci perché arriveranno. Sono quello qui dalla postazione, vediamo, sono i vigili con le moto, quindi, ma vedo già i primi atleti, ci sono già i primi atleti, siamo a circa 200 metri, chi sono? Madonna delle Piane, siamo ormai vicini al traguardo, Madonna delle Piane con la divisa rosso-verde, Madonna delle Piane taglia il traguardo, Madonna delle Piane. Seconda Madonna del Freddo. Madonna del Freddo, quindi Madonna delle Piane, andiamo con le immagini
c'è tanta, tanta emozione. Madonna delle... questi sono Filippone, Madonna della Misericordia. Madonna della Misericordia, via via, tutti gli altri. Madonna delle Grazie. Fornace. Arrivano veramente tanta fatica. Ancora arrivano. Trevigliano. Ancora della... questi sono Trevigliano, Quarto d'Aragona, poi Colonnetta, poi Alberico De Cecco. Ecco, Alberico di Cecco è sicuramente conosciutissimo, arrivato Sant'Angelo, poi correva Quarto Sant'Angelo, ecco, è arrivato anche Alberico. Madonna degli Angeli, Brecciarola, Amiterno, stanno arrivando tutti. Sant'Anna e Santa Barbara, finito. Ecco, c'è da dire che... sta arrivando il governatore Gino Di Pizio, portato in mano. Ah, arriva il governatore adesso. Ok. Quindi veramente è stata una grande corsa. Immagino che è stato battuto anche il record, perché sono arrivati molto, molto veloci. Vedremo i tempi. Una fatica enorme stanno facendo. Vediamo con la telecamera di Gianni D'Arcangelo i primi piani anche dei concorrenti, tutti molto 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 stanchi. Ecco, rimaniamo sulla linea del traguardo. Vediamo se riusciamo anche a sentire magari i vincitori, se ci aiuti. Adesso dobbiamo dare spazio per il passaggio della vettura. Attenzione, poi c'è l'ambulanza e poi possiamo anche dare spazio a qualche intervista. Rimaniamo con la nostra telecamera sulla linea del traguardo. Dopo l'ambulanza, io vorrei, se riusciamo, perché siamo veramente circondati da tante persone, ascoltare i vincitori. Ha vinto, quindi li ricordiamo, il quartiere di Madonna delle Piane. Madonna delle Piane, i concorrenti, i nomi. Concorrenti adesso. Mi aiuti, Paolo, sì, spostiamoci. Cerco anch'io di prendere la lista dei partenti. Allora, così cerchiamo anche... Allora, Madonna delle Piane, eccolo qua. Cecilia Castellani del CUS Perugia e Fiorenzo Mariani. Riusciamo a vedere, per ascoltare qualcuno. Loro sono i vincitori. Seguimi, se mi seguite, se... guardiamo di là, ecco, guardiamo la telecamera. Fiorenzo Mariani, ecco, prima volta qui. Sì, sì, la prima volta. Sì, ecco. Sì, devo dire, è una gara stupenda. Sono di Tocco da Casauria, sono un amico di Domenico Caporale, che qui a Chieti conoscono tutti, che mi ha coinvolto in questa bella manifestazione. Devo dire che è davvero emozionante. Ecco, come sta? È dura questi 2 chilometri, sono duri. Sono duri perché è tutta una volata, poi comunque sei legato da una persona, devi essere coordinato. È una bella esperienza, mi sono divertito tanto. Prima volta? Sì, la prima volta. Ecco, ascoltiamo Cecilia, com'è stata questa esperienza? CUS Perugia, tu arrivi da Perugia? Io arrivo da Foligno, però sì, sono iscritta con il CUS Perugia e mi alleno a Perugia. E no, come esperienza è molto particolare, bella, di sicuro allenante, e no, è la prima volta anch'io che la faccio, quindi cioè, ci siamo proprio incontrati oggi. E anche Lorenzo è stato molto bravo, perché comunque abbiamo parlato, abbiamo capito un po' anche le nostre caratteristiche, e comunque io sapevo che potevo stare a un buon ritmo, però comunque essendo una mezzofondista veloce di sicuro... Bravi!
Prego, prego, c'è l'entusiasmo del quarto Madonna delle Piane. Cioè, di sicuro ecco, è stato molto bravo a portarmi a portarci vicino appunto a quelli davanti qua sul rettilineo finale. E ecco, due chilometri, com'è? Anche un po' duro, c'è anche la salita. Sì, esatto, cioè, proprio per questo era importante saper dosare le forze, le nostre energie, perché ecco, comunque lì magari facendo anche più fondo potevo anche dare di più anche sulla salita, però io essendo brava in tenuta sul piano ho fatto benissimo così e ci siamo tenuti tutto per la fine, è stata direi la cosa migliore. Ecco, no, no. Bellissimo, dai, vi lascio la premiazione. Grazie, gentilissimo, grazie. Prego. Ascoltiamo qualche altro concorrente, Paolo, se mi aiuti, perché ecco, qui siamo a qui siamo, che quarto è qui? Quarto colonnetta. Allora, quindi la zona di Chiediscala, sì, la stazione. Com'è andato? Benissimo, percorso molto duro, il quarto anno che lo faccio. Lei è la mia compagna, nonché cavalla di Monte Silvano, Mara di Iulis, la palla. Anche se non siamo arrivati primi, siamo il quartiere più bello. Per le persone più belle. Allora sì, è stato faticoso perché praticamente è un tragitto che si sviluppa interamente in salita. All'inizio è una salita lieve, però poi insomma comincia a diventare più pesante e poi c'è questo rettilineo, ma diciamo che le forze, se non la gestisci, le hai perse. Però è particolare, è l'unica corsa così nell'ambito nazionale. Sì, sì, è una bella gara. Guarda, io ho fatto tante gare, Ironman, triathlon, ma questa qua è molto più bella e emozionante. Emozionante. Arrivi al pozzo qua, al teatro, c'è una folla che ti trasferisce. Anche se le forze mancano, poi ti divengono. Guardandola con tutta questa gente, sì, sì. Molti amici. Sì, 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 conosciuti proprio perché lui mi ha chiesto di partecipare 3 anni fa. Ah, quindi avete fatto delle cose. Esatto, la conoscenza è nata proprio perché a lui serviva una compagna di corsa. Viva il Lori Chiap, viva la colonnetta. Viva la corsa. L'anno prossimo ci sarete. Certo, certo. Complimenti. Se non mi sa male la cavalla qua. Grazie. Complimenti. Paolo, vedo che vanno un po' verso... Sì. Adesso. Perso la premiazione, magari, però vedo ancora qualche altro quarto in zona. Se c'è, riusciamo ancora a sentire, perché sentiamo dalla viva voce dei protagonisti cosa è. Un altro partecipante, Santa Barbara, quindi Maurizio Di Paolo di Marathon Chieti. Guardiamo la telecamera, ok. Guardiamo di qua. Allora, com'è stata questa cosa? Allora, diciamo che la terza edizione che faccio insieme alla mia compagna Claudia è comunque una gara abbastanza veloce, molto di resistenza in salita, è uno sprint, però è andata bene perché noi ci divertiamo, lo spirito nostro, tant'è che quest'anno siamo arrivati ultimi, purtroppo, però diciamo che... È stato bello lo vedere tutta questa gente. Assolutamente sì, perché anche la serie di colori, vedere tutti questi colori, la città addobbata con il pubblico che fa comunque la differenza, con ci dà la carica. Però tenevo a precisare, a dire che la mia gara a fine mese, la 100 km del passatore, la sesta edizione, quindi io sono un 100 km-trista. Quindi devo dire che complimenti, anche per la gara. Non sono preparato, però grazie, però ti sei divertito. Grazie. Grazie. Vediamo un'altra concorrente. Stiamo per iniziare la premiazione. Vabbè, però ecco, se riusciamo a sentire ancora. Ancora una concorrente, dai. Guardiamo la telecamera. Allora, com'è andata? Quarto piano Sant'Angelo, quindi Chieti Alta. Allora, è la terza volta che partecipo a questo palio e come sempre è una competizione vera e propria perché gli atleti sono veramente accaniti e entusiasti e il tifo è pazzesco, quindi sono felice di aver rappresentato il piano Sant'Angelo che per la terza volta consecutiva mi ha voluto qui insieme ad Alberico, il grandissimo Alberico Di Cecco, quindi
sono felice di aver partecipato, grazie. Ecco, nonostante meno di 2 km, però è tutta una volata, tutta una, si corre, c'è una fatica enorme. È una gara che bisogna gestire tecnicamente, perché se si parte sparati o a tutta velocità non si arriva, tant'è che Alberico negli ultimi 200-300 metri mi ha fatto fare una volata che io penso di non aver mai visto sul mio orologio, perché non lo tenevo, era un fulmine, quindi lo ringrazio, perché lui è un atleta professionista nazionale, quindi... È un palio da rifare. Sì, assolutamente, assolutamente. Forse lascerò il testimone a qualcuno più giovane, però insomma mi sono difesa ancora bene. Benissimo, complimenti, complimenti, benissimo. Allora, non so se abbiamo ancora, già, se possiamo andare anche con le telecamere sul palco, perché ci sono le premiazioni adesso. Noi abbiamo, immagino, ancora qualche minuto, possiamo andare avanti con qualche minuto. Io ascolterei ancora, se possibile, qualcuno, perché soprattutto chi è arrivato qui sulla linea del traguardo, chi ha seguito con quanto entusiasmo hanno seguito questa corsa. Vedo un altro atleta, com'è andata? Allora, è andata benissimo, è il terzo anno che io e la mia compagna sta in giro, abbiamo rappresentato Monte degli Angeli, quindi siamo contenti di aver rappresentato la nostra contrada per la terza volta, sempre al massimo, spettacolo puro del pubblico che ci ha incitato, che è stato forse la forza maggiore della nostra gara. Ma il percorso com'è? Mi dicono molto... Il percorso è molto duro, bisogna regolarsi, perché il pezzo di Piazza Garibaldi inizia a salire, lì bisogna regolarsi molto, sia con la compagna, perché è un gioco di squadra, e poi se ce n'hai dall'ultima curva, chi ne ha va? Chi ne ha va? Jacopo parte, runner Schieti, invece la compagna è con... Arianna Brasili, che è libera, una Selena con me, quindi lei è libera, quindi è una non runner, ma è una runner dentro quando si tratta di palio del ricchiappo. Per fare questo palio vi allenate tutto l'anno, fate delle corse, delle competizioni? Sì, no, per noi con runner Schieti gareggiamo molto insieme al nostro presidente Barbuso, facciamo tante gare, ci alleniamo anche insieme, abbiamo un programma di allenamento insieme anche con la compagna, che è lì col cagnolino. È arrivata col cagnolino. Arianna, com'è andata? Bene, è stata bella tosta, bella concorrenza, però ci siamo sempre divertiti come tutti gli anni. Questo è il terzo anno? È il terzo anno di fila che noi partecipiamo come coppia. Ecco, si diceva molto del percorso e del pubblico che vi spinge, vedete tutta questa gente. Sì, comunque sì, il pubblico fa il 70% della gara, quando passi e senti vai, 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 ma da tutti quanti è sempre bellissimo. Quindi da riprovare. Sicuramente saremo qui l'anno prossimo anche più forti di quest'anno. Sempre per migliorare. E viva l'Orecchiappo! Benissimo, grazie, complimenti, complimenti. Noi andiamo con... Si sta verso le premiazioni, sono le premiazioni. Cerchiamo di... Seguitiamo a seguire intanto, anche perché adesso c'è questo entusiasmo anche sul palco. Abbiamo ascoltato i vincitori, abbiamo ascoltato molti dei concorrenti di questo palio, abbiamo dall'inizio seguito da oltre un'ora tutto ciò che c'è stato qui al palio dell'Orecchiappo, qui nel cuore di Chieti, perché non è solo la corsa, ma un po' c'è stato tutto il contorno, dagli sbandieratori di Bucchianico. Ecco, adesso sul palco ci sono i vincitori, Madonna delle Piane, che è un quartiere qui di Chieti, che si è aggiudicato questo palio molto sentito, perché ce ne siamo resi conto già nel pomeriggio arrivando qui a Chieti che c'era tanta attesa, tanta gente, veramente migliaia e migliaia di persone durante
tutto il percorso e soprattutto qui in Corso Marruccino a Chieti. È stato un successo per quanto riguarda gli organizzatori, è stato un successo perché ci sono stati, c'è stato tanto impegno da parte degli organizzatori, ma sono stati ripagati da questo entusiasmo, da tutta questa gente che è arrivata qui oggi a Chieti nel giorno del patrono, perché oggi a Chieti si festeggia San Giustino, che oggi è anche il compleanno di Chieti, una manifestazione a cui i teatini tengono in maniera particolare. Io direi che siamo pronti per tornare da Lele D'Alonso, per tornare allo studio, però voglio ringraziare Pino Di Felice, Gianni D'Arcangelo, Claudio Senerchia, abbiamo seguito anche sulla moto con la telecamera di Gianni e la corsa lungo circa i 2 chilometri, e a questo punto possiamo ridare la linea allo studio centrale di Telemax per la programmazione con la TG Max. Grazie a tutti. Ha vinto il palio del 2019, quindi Madonna delle Piane a quota 2 e a rappresentare adesso il quarto c'è lui, che riceve il palio vinto da Cecilia e Fiorenza. Un applauso ancora. Pater e Mater Pali, Chris e Valentina consegnano al governatore del quarto il palio 2024, Domenico. Ecco che riceve Domenico, che sia di buon auspicio. Domenico, che sia di buon auspicio, perché un applauso di nuovo a Madonna delle Piane. Come vi dicevo, Domenico, dopo aver vinto 5 anni fa il palio, quest'anno parteciperà ai mondiali, quindi che sia di buon auspicio la vittoria alla prima edizione, la vittoria di Madonna delle Piane di quest'anno. Ancora di nuovo un grande applauso ai vincitori, Madonna delle Piane, palio 2024. Una comunicazione di servizio molto importante, bisogna riconsegnare. Ed è tutto, allora la diretta da Chieti si conclude qui per il palio dell'Uricchiap. Abbiamo ascoltato il nostro Tiziano Coccia assieme al presidente dell'associazione Scopri Teate, Stefano Marchionno. Grazie a tutti per averci seguito, dal punto do la linea al TG Max tra pochi minuti. Arrivederci.